Luca Onestini, sciocca al GF VIP, ecco cosa è successo dopo la puntata. Grande fratello VIP, Luca Onestini dopo la scoperta su Soleil, la reazione shock post puntata. Bella botta per Luca Onestini che, in diretta TV, ha scoperto cosa è accaduto tra Soleil e Marco Cartasegna. Il concorrente del grande fratello VIP è andato su tutte le ferie. Gli autori del reality show hanno fatto arrivare la notizia in casa attraverso il fratello del giovane. L'ex tronista di Uomini e Donne è rimasto senza parole, non si sarebbe mai aspettato una cosa simile dalla sua fidanzata. In tutto questo trambusto, Onestini non comprende il motivo per cui la Sorghè non sia neanche andata in studio per un chiarimento. Dopo la puntata, gli altri concorrenti hanno cercato di capire le sensazioni e le emozioni del loro coinquilino. Parlando con Daniele Bossari, Luca ha tirato fuori tutte le sue prime impressioni. Luca Onestini al grande fratello VIP, le parole dopo la diretta. In queste settimane, Luca Onestini si è chiesto il motivo per cui la sua ragazza non abbia organizzato alcuna sorpresa per lei. Parlando con Bossari, l'ex tronista di Uomini e Donne rivela di aver avuto un certo sesto senso. Il conduttore ha cercato di tranquillizzare il giovane, Onestini ha dichiarato di non ricordare nemmeno una parola di ciò che ha detto nel corso della diretta. Io ho perso tutto, sentivo di avere una colonna portante fuori. Adesso mi riprenderò, mi riprenderò. La persona che ami, cioè non dal tuo peggior nemico. Parli male della mia famiglia e neanche li hai conosciuti. Ma con che cattiveria, senza parole. Grande fratello VIP, Luca Onestini sotto shock, la reazione alle parole di suo fratello Gianmarco. Luca credeva fosse solo uno scherzo, ma poi ha capito che era tutto vero. Onestini non riesce a capire il motivo per cui la sua donna si sia comportata in quel modo e perché abbia anche detto determinate cose sulla sua famiglia. Mi rialzo. Non appena sveglio, questa mattina, il giovane del grande fratello VIP ha rivelato che sarà molto difficile. Tutti gli inquilini della casa sono un po' turbati da quanto accaduto e non riescono a capire se sia un modo per farsi pubblicità o meno.